celebriamo i miracoli del profeta di Costantinopoli, che fu ingiustamente assassinato dall'ordine della Trinità. Ma la sua verità non potrà mai essere celata. Abbiamo sentito dell'arrivo del profeta a Costantinopoli, ma non ci abbiamo prestato attenzione. La grande città ha sempre attirato pazzi che credono di parlare direttamente con Dio. Abbiamo sentito strane storie sui miracoli del profeta, ma non siamo andati a cercarlo. Ma poi l'abbiamo sentito parlare. Abbiamo sentito la verità delle sue parole spargersi come un fiume per il foro di Costantino. Diceva di non parlare in nome di Dio, perché nessuno poteva farlo. Ma la sua saggezza era evidente e nessuno di noi in quel foro poteva negare che dicesse la verità. Quando l'imperatore morì, il profeta perse il favore della corte. Il nuovo imperatore non si fidava di lui. E così il profeta e i suoi seguaci, temendo per la propria incolumità, decisero di scappare dalla città imperiale, portando via la sorgente divina. Molti scelsero di rimanere e di rinnegarlo, ma al fianco del profeta si schierò un'intera armata imperiale, gli Athanatoi. Al nuovo imperatore non piaceva il profeta, quindi non era rimasto più nulla a fermare i cavalieri dell'ordine della Trinità. Stavamo scappando verso il deserto per ricostruire la nostra comunità quando l'ordine della Trinità ci ha raggiunti e ha ucciso il profeta. L'ordine della Trinità non si placherà. Non vogliono solo la morte del profeta, vogliono scoprire anche i misteri della sorgente divina. La ritorneranno. Ma nelle ore più buie, il profeta è risorto. Ha sconfitto la morte e sconfiggerà i nostri nemici. Quando i cavalieri dell'ordine della Trinità sono venuti a sapere che il profeta era risorto, hanno attaccato di nuovo. Ma la fede era la nostra arma. Si aspettavano di massacrare dei rifugiati senza speranze e invece hanno trovato un esercito di uomini e donne che non sarebbero più stati vittime. Molti nostri compagni sono morti, ma alla fine ne siamo usciti vittoriosi. Siamo fuggiti lasciandoci alle spalle la tomba e l'impero. Viaggiarono verso oriente, attraversando steppe e distese di ghiaccio per raggiungere la salvezza e ottenere la libertà. Per proteggere la sorgente divina, oltrepassarono i confini dell'impero e giunsero in un territorio inesplorato. Il viaggio fu pieno di insidie e molti non sopportarono il freddo e la fame. Ma i miracoli del profeta diedero alla sua gente la forza di proseguire. Oltre ai soldati e alla gente comune, tra i seguaci del profeta c'erano costruttori, ingegneri, studiosi e dottori. Erano persone sagge e giuste, e grazie alle loro conoscenze e a una grande forza di volontà, nell'arco di una sola generazione fu eretta una grande città. Kitesh, la città del profeta e della sorgente divina. La città era un capolavoro. Poteva competere con Costantinopoli o con qualsiasi grande città orientale. Eppure i suoi abitanti temevano ancora che gli antichi nemici potessero trovarli. Perciò decisero di sorvegliare i confini e tenere nascosta l'esistenza stessa della città il più a lungo possibile. In qualche modo, l'orda mongola scoprì l'esistenza di Kitesh e della sorgente e assediò la città. I difensori erano numericamente inferiori, ma il profeta benedisse la sua armata, gli Athanatoi, per far sì che anche loro, come lui, non dovessero più temere la morte. La battaglia durò molti giorni, finché i ghiacciai si sollevarono e inghiottirono l'intera città, seppellendola. Pur tra enormi difficoltà, riuscirono a sopravvivere tra le rovine del loro glorioso passato. Ma dopo quasi 1000 anni di isolamento dal mondo e dalla storia, arrivarono dei nuovi stranieri, i sovietici, anch'essi alla ricerca della sorgente divina.